Il libro Amaldi dice più o meno le stesse cose, fa vedere una persona che cammina sulla neve con gli scarponi e affonda perché la superficie degli scarponi è più piccola che se invece cammina sulla neve con le racchette da neve. Siccome il peso si distribuisce su una superficie più ampia, allora la pressione è minore in questo caso. Quindi più è grande la superficie e minore è la pressione e quindi la persona non affonda. Viceversa, se la superficie è piccola, si ottiene una pressione grande. Pressione grande, superficie piccola. Viceversa, una piccola forza produce una piccola pressione su una grande superficie. Altro esempio, premiamo una puntina contro una parete e la pressione esercitata sul muro è molto grande perché la forza si concentra su una superficie molto piccola, cioè la punta della puntina. La pressione è una grandezza scalare definita da rapporto, la stessa cosa che abbiamo visto prima, tra il modulo della forza perpendicolare, quindi Newton, diviso la superficie sulla quale questa forza agisce. L'unità di misura è il Pascal, un Newton su un metro quadrato. Il libro dice anche come si può immaginare intuitivamente la pressione di un Pascal. Bisogna immaginare di spargere una forza di un Newton in modo omogeneo, uniforme su una superficie di un metro quadrato. Per esempio, dice un etto di sabbia. Perché un etto? Perché un etto, un decimo di chilo, pesa circa un newton. Infatti, per capirlo, immaginiamo invece di prendere un chilo di sabbia sarebbero 10 newton. Quindi un etto è un newton. Quindi si prende un etto di sabbia e si sparge su un tavolino di un metro quadrato. È la stessa cosa che ho disegnato io, un etto di sabbia sparso su un metro quadrato. È scritto anche qui, naturalmente è una pressione molto piccola, infatti si capisce intuitivamente che questa manciata di sabbia, un etto di sabbia è una manciata di sabbia, sparsa su un metro quadrato, preme pochissimo. E infatti di solito tutte le pressioni che andiamo a calcolare, come negli esempi di prima, se vengono espresse in Pascal, vengono numeri molto grandi, 25.000, 160.000. Proprio perché il Pascal è una unità di misura molto piccola. Qui il libro spiega che quando premiamo su una puntina dalla parte della testa, la puntina agisce come un amplificatore di pressione. Infatti immaginiamo di spingere con una forza di 10 newton. I nostri 10 newton che spingiamo col dito si distribuiscono su questa superficie, ma poi attraverso la puntina si trasmettono al muro. Premendo su una superficie, quella della puntina, della punta, che è molto più piccola. Quindi la stessa forza che applichiamo noi sulla testa della puntina, va, la stessa forza, a scaricarsi su una superficie molto più piccola, per esempio 2000 volte più piccola, e quindi ne risulta una pressione 2000 volte più grande. Perché, ripetiamo, la stessa forza che esercitiamo noi col dito sulla testa della puntina va poi a trasmettersi e a scaricarsi sulla punta della puntina che ha una superficie molto più piccola.